Buonasera a tutti i telespettatori e le telespettatrici, benvenuti per questa nuova puntata di Dottor Wisp, il servizio che grazie alla Wisp riusciamo a mettere a disposizione degli atleti, dei meno atleti, di coloro che atleti non sono, ma sicuramente avranno un beneficio da questa trasmissione. E questa sera torna il dottor Stefano Volpe, specialista in cardiologia, ma soprattutto un amico della Wisp in quanto socio fondatore della società Omnibus Salute, che è il partner che ci permette di creare questo servizio dottor Wisp. Buonasera, dottore. Buonasera a voi, grazie. Questa sera in veste ovviamente di cardiologo, insieme a dottor Volpe affrontiamo, io credo, una delle tematiche più diffuse e quindi più interessanti di tutte, che è proprio la pressione arteriosa. E sono tantissimi coloro che hanno questa tipologia, sia nel mondo dello sport, sia al di fuori del mondo dello sport. Chiariamo subito, dottor Volpe, se lo sport fa male a chi ha la pressione arteriosa, oppure può fare anche bene. Ma intanto diciamo che avere la pressione alta, quindi avere l'ipertensione, da una parte lo vedremo poi, non controindica assolutamente lo svolgimento delle attività sportive, ma anzi l'attività sportiva, l'attività fisica, lo vedremo fra un po', è una delle terapie migliori per tenere sotto controllo la pressione. Per giusta chiarezza, il dottore ha portato un bel contributo nella quale ci dice proprio quella che è la definizione di ipertensione arteriosa e nella quale riusciamo a capire di che cosa proprio si tratta. Si tratta di una condizione che è caratterizzata dalla elevata pressione del sangue all'interno delle arterie, come conseguenza da una parte diciamo così, della quantità di sangue che viene spinta dal cuore verso le arterie e dall'altra dalla resistenza che le arterie oppongono a questa forza. L'elevata pressione arteriosa, dottore, dovrebbe comunque determinare un disagio, qualunque sintomo. Invece molto spesso mi dicono che soffrono di ipertensione molti pazienti, però non hanno sintomatologia. In realtà, sì, perché l'ipertensione non causa sintomi, è una condizione del tutto asintomatica nella maggior parte dei casi. In questa diapositiva vediamo che si distinguono due condizioni di ipertensione. Ma in ogni caso non ci sono sintomatologie, sia che sia di una tipologia che dell'altra. Diciamo che in tutti i casi, nella maggior parte dei casi, non ci sono sintomi, addirittura per questo motivo si parla di ipertensione definendola il killer silenzioso, cioè una condizione silente che però crea grossi problemi. Spesso sono soltanto gli sbalzi di pressione, sia in un senso, cioè verso l'alto che verso il basso, a creare disturbi, capogiri, cefalea, ma se una persona ha sempre la pressione alta non se ne accorge, non sente niente. E come ho detto all'inizio della puntata, credo una delle patologie più diffuse. Ci sono dei dati mediante i quali attestano proprio questa stragrande diffusione di questa patologia. È vero, si calcola che nella popolazione occidentale, quindi anche nel nostro paese, il 30% della popolazione adulta abbia un'ipertensione. In Italia quindi si tratta di qualcosa come 16 milioni di persone. Il dato più, diciamo, più importante, oltre al numero, è il fatto che di questa mole di persone, di questo grosso numero di persone, circa un quarto o non sa di essere ipertesa, oppure pur sapendolo non si cura adeguatamente. Ma un paziente che si misura appunto la pressione arteriosa, come fa ad accorgersi quando questi valori sono anomali? Ossia, quali sono i valori normali e quali possono essere invece valori allarmanti? Si pensava una volta che la pressione arteriosa dovesse andare di pari passo con l'età, si pensava che con l'aumentare dell'età fosse normale avere pressioni molto alte. A 70 anni si pensava che 170 di pressione massima fosse normale. Oggi le linee guida ci dicono che non è così. A novembre del 2017 sono state pubblicate le nuove linee guida quelle americane, dell'American Heart Association e dell'American College of Cardiology, che hanno definito normale la pressione inferiore a 120
per la sistolica, cioè per la massima, e 80 per la diastolica, cioè per la minima. E già quando la sistolica supera 120, anche se a 125 o 129 si parla di pressione elevata. Quindi Ma sono stati rivisti proprio i cutoff di normalità. però io non parlerei di allarmismo su quei valori. Quando È ci vero. dobbiamo cominciare realmente ad allarmare, guardando anche questa tabella che è molto esplicativa? Sicuramente quando raggiungiamo dei valori di pressione allo stadio 2, cioè di pressione arteriosa superiore a 140 per la sistolica e di 90 per la diastolica, ci troviamo già in una condizione preoccupante. Al di sotto di questi valori le linee guida ci dicono di stare attenti, cioè ci danno un segnale. In alcuni casi basta soltanto controllarlo ogni tanto, in altri bisogna mettere in atto una serie di comportamenti, magari nello stile di vita, soprattutto nello stile di vita, per cercare di tenere più bassa la pressione. Quando si superano certi livelli, purtroppo si arriva a dover ricorrere alle terapie farmacologiche. Abbiamo detto che è una patologia molto molto diffusa, ma perché è così diffusa? Ossia, quali possono essere, quali sono magari i fattori predisponenti per questo problema? È molto diffusa perché sono molto più diffusi che in passato i fattori predisponenti. Ci sono tra i fattori predisponenti, oltre alla familiarità e all'età di cui abbiamo parlato prima, ci sono sicuramente l'obesità, la sedentarietà, il diabete, che è una condizione che si sta diffondendo sempre di più nel mondo occidentale, le abitudini come il fumo di sigaretta, l'abuso di alcol, di droghe, anche per esempio abuso di determinati alimenti. Ecco, io mi balza all'occhio la liquirizia che, secondo un luogo comune, almeno per quello che io conosco, dovrebbe addirittura regolare la pressione arteriosa, invece la vedo come un fattore di predisponente. Sì, chi fa un largo uso di questa sostanza che a qualcuno piace tanto, Esatto. in realtà si espone all'ipertensione perché assumere una certa quantità, grosse quantità di liquirizia durante la giornata fa alzare la pressione. Va bene per chi è ipoteso, quindi potrebbe essere una Ah, ecco. raccomandazione per chi ha la pressione bassa, ma per chi ha la pressione alta bisogna dire di non utilizzarla. Fra i fattori predisponenti mi balza all'occhio le apnee ostruttive notturne, che appunto non sono una causa quindi dell'ipertensione arteriosa, ma possono essere un effetto. In realtà chi soffre di apnee ostruttive notturne, che è una condizione che tra l'altro adesso si sta diciamo così, scoprendo come condizione presente in tanti soggetti che non sanno di averlo perché quando si dorme non ci si rende conto di Sì. andare in apnea, chi soffre di apnee ostruttive notturne è predisposto ad una serie di patologie, tra cui anche l'ipertensione, oltre ad aritmie e ad altre condizioni di natura cardiologica. Quindi, quando si trovano dei soggetti che hanno la pressione alta e hanno anche altre condizioni che possono predisporre alle apnee notturne, per esempio l'obesità, andrebbero sempre indagate, andrebbe sempre cercata questa possibile condizione perché risolvendo le apnee a volte si risolve anche la pressione. Il fatto che sia un fattore asintomatico, però non credo che in ogni caso non ci esima dalle complicanze, perché chi ha la pressione arteriosa è bene che la tenga sotto controllo perché possono insorgere dei grossi problemi. Infatti l'ipertensione, la pressione arteriosa alta, è soltanto in alcuni casi una vera e propria patologia. In realtà è un fattore di rischio per tante altre condizioni. Qui si vede come le possibili complicanze di una pressione alta prolungata nel tempo sono per esempio l'ictus, la retinopatia ipertensiva, l'infarto, l'insufficienza renale, l'arteriopatia obliterante. Quindi avere la pressione alta predispone a tante altre condizioni patologiche. Abbiamo detto dell'arteriopatia, ossia la situazione delle arterie periferiche. Spenderei qualche parola per spiegare di che cosa si tratta. Quando da una parte
diciamo, con l'età e con altri fattori di rischio come il fumo, il diabete, le arterie tendono ad indurire, è un processo, diciamo, fisiologico che va di pari passo con l'età, però a volte questo processo di invecchiamento delle arterie subisce un'accelerazione sotto forma di formazione di placche all'interno delle arterie. Tutte le arterie di grosso calibro, come l'aorta per esempio, ma anche le arterie che portano il sangue alle gambe, possono andare incontro all'aterosclerosi. L'ipertensione è uno dei fattori principali che predispongono allo sviluppo di queste malattie. Quali sono i fattori, o comunque come si può arrivare a fare una diagnosi corretta per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa? Io dico sempre che prima di tutto la cosa più importante è misurare la pressione, perché molti non lo fanno, c'è chi non l'ha mai fatto in vita sua. Ed è una cosa semplicissima, oggi esistono degli strumenti che possono essere utilizzati a casa, semplicissimi da usare, che permettono a chiunque di vedere se si ha la pressione alta oppure no. Ma si può andare anche dal medico di famiglia, si può andare in farmacia. Quindi fare una misurazione della pressione è semplicissimo. Poi interpretare quei valori che si trovano può essere un po' meno semplice, a volte si può anche dover ricorrere a una misurazione nelle 24 ore, quella che in gergo si chiama holter pressorio, che in realtà si chiama monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa nelle 24 ore, che ci permette anche di avere di vedere l'andamento della pressione di giorno e anche di notte nelle 24 ore, e ci permette di fare una diagnosi più precisa. La diagnosi ovviamente è ad uso e consumo dell'ammalato, ma viene fatta esclusivamente dal medico, il quale ci propone quelli che sono poi i ripari per questa patologia. In che cosa può consistere una terapia per questo tipo di problema? Allora, il primo approccio è sempre non farmacologico. Da un approccio non farmacologico, cioè un approccio volto alla modifica dello stile di vita, non si può prescindere. Quindi si passa attraverso una dieta, che deve essere una dieta con poco sale, evitando quindi tutti i cibi salati che contengono il sodio che fa alzare la pressione, e deve essere anche una dieta ipocalorica nei soggetti che sono obesi o ipertesi, perché ridurre il peso significa contemporaneamente ridurre i valori di pressione. In questo naturalmente ha un ruolo importante anche l'attività fisica, io dico sempre possibilmente all'aria aperta, se altrimenti anche in palestra, e poi agire su uno dei fattori che adesso sappiamo è molto importante nel determinare l'aumento della pressione, che è lo stress, e si può agire anche attraverso una serie di strategie per il controllo dello stress, tra cui per esempio il training autogeno, lo yoga, quindi ci sono vari modi per tenere sotto controllo la componente psicologica dell'ipertensione. Quindi prima di tutto proviamo giustamente i rimedi naturali, ma laddove non dovessimo avere dei risultati, e i risultati così come la diagnosi, li andiamo a verificare misurando appunto la pressione. Laddove la pressione non ci dà ragione, dobbiamo ricorrere anche ad un trattamento farmacologico. A quel punto è indispensabile ricorrere a delle medicine, a dei farmaci. Oggi per fortuna ce ne sono tantissimi, ce ne sono veramente tanti. Si possono scegliere le molecole, quindi il farmaco più adatto a seconda del soggetto che è iperteso. E tra l'altro oggi esiste anche la possibilità di utilizzare delle associazioni, quindi non si deve pensare che per forza chi ha una pressione molto molto alta debba prendere per forza 4-5 pillole. Oggi esistono delle associazioni, dei farmaci che contengono, delle pillole che contengono al loro interno due, adesso anche tre principi attivi, quindi con l'assunzione di una, di due pillole si riescono a tenere sotto controllo anche le pressioni, le ipertensioni molto ostinate, molto resistenti alla terapia. Abbiamo detto durante la puntata che normalmente si pensa che l'ipertensione sia una patologia che si evidenzia in età adulta o comunque in età avanzata. Tendiamo ad escludere, nel senso che i bambini sono immuni da questa terapia, oppure ci sono dei casi in cui anche i bambini possono avere questa tipologia di problema? Sì, purtroppo c'è una certa percentuale di bambini o adolescenti che hanno la pressione alta. Si tratta del 5-6% dei bambini e degli adolescenti apparentemente sani. Questa percentuale sembra più grande che in passato, forse in realtà oggi si fa più facilmente diagnosi, perché c'è più attenzione da parte dei pediatri, c'è una maggiore, in realtà oggi anche c'è una maggiore diffusione dell'obesità, quindi l'ipertensione in realtà forse anche più frequente che in passato, e oggi si riesce anche a controllare meglio.
Penso che siamo stati veramente chiari, il dottore ci ha illustrato tutto quello che è, tutto quello che si deve fare, tutto quello che risolve il problema dell'ipertensione arteriosa. Grazie mille al dottor Stefano Volpe, io do appuntamento alla prossima puntata di Dottor Wisp, un'altra puntata, un altro argomento, un'altra soluzione. Buonasera a tutti.